Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi faccio fare 3 merge ragazzi per il personaggio femmina assurdi. Metteremo i loghi Enema su tutti gli outfit e faremo anche 3 joggers diversi. Quindi sceglietevi l'outfit ragazzi con cui iniziare, perché perderemo tutti quelli già presenti sul primo PG tranne uno. Per esempio io ora ho scelto questo con le tettine di fuori raga, e questo non lo perderò. Quindi una volta che siamo alla selezione del personaggio ragazzi, dovremmo andare a creare il secondo personaggio e non andiamo a creare maschio, perché siccome stiamo facendo i completi sulla femmina dovremmo fare il merge sul secondo personaggio maschio. Se già ce l'avete raga, dovete cancellarlo e ricrearlo. Se invece non ce l'avete, fate come ho fatto io, lo create e andate online in una sessione solo a inviti ragazzi, possibilmente. Quindi una volta che siamo spawnati, controlliamo ragazzi che abbiamo i negozi di vestiti attivi. Potrebbe succedere come è successo a me, che non ce li abbiamo attivi. Noi semplicemente andiamo a cambiare lobby. Una volta che abbiamo cambiato lobby, andiamo poi a dirigerci ragazzi direttamente dal negozio di vestiti più vicino. E a questo punto dovremo iniziare a fare gli outfit ragazzi. Allora andiamo a cercarci i pantaloncini, quelli sportivi. E una volta che abbiamo cercato i pantaloncini sportivi, andiamo a mettere i numeri 38 ragazzi, questi qua da corsa motivo tropicale. Una volta messi questi pantaloncini, passiamo alle magliette e semplicemente andiamo a togliere la parte superiore, lo lasciamo a petto nudo. Adesso ci dirigiamo dagli accessori e andremo a mettere i guanti, quelli tattici bosco chiaro, i numeri 12 ragazzi. Adesso come al solito andremo a mettere le scarpette, cerchiamo le scarpette di Arena War e andiamo a mettere i numeri 24. Gli anfibi neri con teschio ragazzi, che tra l'altro queste scarpette me le sono scappate e non pensavo esistessero. Carine, si possono fare degli outfit particolari in un futuro. Comunque una volta messe anche queste scarpette, indovinate un po', andiamo a salvarci l'outfit ragazzi. E lo salviamo nel secondo slot e lo chiamiamo C1. Ora faremo 3 outfit uno dietro l'altro, C1, C2 e C3 raga. Questi saranno i 3 outfit che ci porteranno i loghi su tutti i completi. Praticamente questi 3 merge nell'attività farà sì che ci compariranno i loghi. A questo punto, una volta fatto il primo, andiamo a fare il secondo. Andiamo a cercarci, ragazzi, le giacche del completo aderenti. E una volta che le abbiamo trovate, andiamo a mettere la numero 31. Questa qui, blu navy, che a me sembra viola, ma non lo so. Comunque sia, raga, una volta messa questa blu navy, andiamo a cercarci le camicie da business e andiamo a mettere la numero 4. Dopodiché torniamo sulla parte bassa, quindi sui pantaloni ragazzi, andiamo a cercarci i pantaloni del completo aderenti e poi andiamo a mettere questa, il numero 17, stile europeo lilla. A questo punto, una volta fatto ciò, andiamo dalle scarpette ragazzi. E indovinate cosa andiamo a mettere? Andiamo su sneakers e mettiamo le sneakers rosa. E a questo punto andiamo a salvare l'outfit sotto C1 e lo chiamiamo C2. Una volta salvato anche questo, l'abbiamo chiamato C2, abbiamo già fatto i primi 2 merge per fare uscire i loghi ragazzi e fare una miriade di completi. Adesso andiamo a fare il terzo. Quindi torniamo sulla parte alta dell'outfit, andiamo dove ci sono le maglie, andiamo a cercarci le giacche di pelle e andiamo a mettere la numero 4, quella arancione. Ora ascoltatemi bene, questa giacca è chiusa, quindi una volta che noi andremo a comprare questa giacca, torniamo indietro e dovremo aprire il menu interazione, raga, andare nello stile, andare su giacca e mettere la giacca aperta, ed è fondamentale. A questo punto, ragazzi, un'altra cosa fondamentale per fare uscire i loghi
è essere all'interno di una crew. Quindi, raga, se non siete in una crew e volete i loghi, perdonatemi se non ve l'ho detto prima, annullate tutto, entrate nella crew e poi riniziate a fare gli outfit, tanto sono semplicissimi. Quindi a questo punto, una volta aperta la giacca, dovremo andare sempre nella parte alta degli outfit, andare su canotte, ragazzi, e mettere la numero 22, questa qua verde e gialla a strisce orizzontali. Una volta che abbiamo messo anche questa, per l'appunto andiamo su simboli crew e andiamo a mettere il simbolo crew, ragazzi. Guardate che bomba, tanto poi non si vedrà perché compariranno i loghi Enema. Quindi a questo punto, una volta fatto ciò, torniamo sui pantaloncini sportivi, raga, e andiamo a mettere i numeri 38, che sono sempre quelli di prima, da corsa motivo tropicale, ragazzi. A questo punto, una volta fatto ciò, andiamo dagli accessori. Andiamo sui guanti e indovinate, andiamo a metterci i tattici Bosco Chiaro, i numeri 12. A questo punto ci salviamo l'outfit, lo chiamiamo C3 e lo mettiamo sotto C2. Allora, adesso questi tre outfit, ragazzi, ci permetteranno di portare i loghi su tutti i completi che poi andremo a fare, ma non solo, perché vedrete che cosa succederà nel merge. Cosa facciamo adesso? Facciamo tre completi, raga, in modo tale da farci comparire poi tre jokers sul primo personaggio e fare altri completi ancora. Quindi andiamo subito sui pantaloncini e mettiamo i boxer neri cuoricini, ragazzi, questi qua. Una volta che abbiamo messo questi pantaloncini, dovremmo andare a mettere un cardigan e mettiamo, raga, questo il numero, raga, 5. A questo punto abbiamo già fatto il primo completo che porterà il Jokers. Quindi lo salviamo, saltiamo, ragazzi, uno slot e mettiamo A1, Outfit 1. Potete mettere anche G1, Jokers 1, un po' come volete voi, raga, è indifferente. Adesso torniamo dalla parte bassa, andiamo sui pantaloncini, scorriamo di uno verso il basso, mettiamo questi qua bianchi e rosa e andiamo a salvare con A2. A questo punto, una volta fatto ciò, indovinate un po', torniamo indietro, scendiamo di un boxer, mettiamo questi qua al numero 41, raga, e salviamo con A3. Così avremo fatto tre jokers differenti. A questo punto, prima di continuare, vi voglio dare un consiglio. Una volta che abbiamo fatto tutto il glitch, raga, per prima cosa potete subito prendervi i jokers, salvarveli e una volta che l'avete salvati, poi cancellarli. Adesso vi cambiate invece un outfit, ragazzi, per forzare il salvataggio, dopodiché aprite il menu interazione e vi uccidete. Una volta che saremo rispawnati, come al solito, dobbiamo aprire il menu di pausa, raga, e andare al creatore. Non vi sto mandando a rubare, raga, ma dovete andare al creatore, alla gestione del creatore. Il glitch, vi ricordo che va su tutte e due le piattaforme, sia old gen sia next gen, con la differenza che tra poco ci saranno due passaggi poco diversi e se mi ascoltate bene è una gran cazzata. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo a creare una gara stante, ragazzi. Vi velocizzerò questa parte perché ormai la sapete fare tutti. È guidata ed è facilissimo. Basta andare a eliminare tutti i triangolini che vedete nell'elenco. Quindi, una volta fatto tutto e avete provato la gara e siete arrivati a questo punto, accettate questa allerta e tornerete al creatore. Una volta che siete in questa schermata, aprite il menu di pausa, raga, e dovete andare alla gestione del personaggio. Quindi start online, seleziona personaggio, ragazzi, o gestione del personaggio se siete su Next. È uguale. Adesso ascoltatemi bene, ragazzi, perché ogni volta che arrivate qua fate quasi tutti danno. Sto girando il video da old gen, quindi Xbox One o PS4, ragazzi, e cercherò di spiegarmi il meglio possibile per non farvi sbagliare.
Quindi, importantissimo, appena spawnati in questa schermata non dovete toccare niente, a parte una volta freccia destra per andare sul maschio. Come capite che siete sul maschio? Perché terrà il cartello tirato su e ovviamente vedete e cercate di capirlo, ok ragazzi? È fondamentale. Non sbagliate a cancellare il PG perché io non voglio centrare nulla. Quindi una volta che siamo qua, a parte gli scherzi, clicchiamo una volta freccia destra e tiriamo sul cartello al maschio. Una volta che siamo sul maschio, clicchiamo per chi gioca da PS quadrato, per chi gioca da One X, e andremo ad eliminare il personaggio. Una volta che abbiamo eliminato il personaggio, avete scritto la parola elimina e avete praticamente accettato questa allerta, ragazzi, saremo in questa situazione. Ci compariranno di nuovo i due personaggi, di cui il primo è la femmina e il maschio non c'è più, ragazzi, perché l'abbiamo appena cancellato. Cosa facciamo adesso? Per chi gioca da old, quindi One o PS4, semplicemente clicca o B o cerchio per andare in storia. Per chi gioca da next gen, quindi da PS5, ragazzi, con la nuova versione di gioco o Xbox Series X o Serie S, dovrà farsi mandare un invito da un amico che sta in mira differente per fare il glitch. Quando noi accetteremo l'invito del nostro amico in mira differente, invece di farci mandare in una sessione in mira diversa, ci girerà in storia come su One, ragazzi, uguale uguale. Quindi a questo punto, una volta che siamo tutti quanti qua in storia, cosa dobbiamo fare? Semplicemente, raga, start online, sessione solo a inviti. Intanto, ragazzi, ne approfitto per sponsorizzarmi, tra virgolette, le esplorazioni, il secondo canale. Se vi fa piacere, un like e l'iscrizione, ragazzi, è sempre ben accetto. Quindi a questo punto, una volta che siamo spawnati online, la prima cosa da fare assolutamente, raga, è andarsi a salvare l'outfit con cui siamo partiti, perché se andremo a fare qualcos'altro lo perdiamo, invece noi non lo vogliamo perdere. Quindi andiamo in un negozio di vestiti, freccia a destra da qualche parte, raga, e andiamo a salvarlo negli ultimi slot, così non ci crea problemi. Adesso inizia il bello, raga. Vi mettete tra i preferiti, come al solito, non lo sto neanche più a dire all'inizio del video perché ormai è scontato, tutti lo sanno che col transfert serve l'attività che vi lascio in descrizione sia per Play sia per Xbox. E una volta che avete questa attività, vi scegliete il completo di entrata, raga. Per esempio io ora andrò a prendere quello di scia mortale e entrate nell'attività merge. Io mi invito, ragazzi, da solo con l'altra console e entro nell'attività merge con il completo di scia mortale. Mi raccomando, fondamentale, se l'avviate voi o un vostro amico, ditegli di mettere abbigliamento, completi salvati, se no mergiate stacciolla, e una volta che avete messo completi salvati andate nella lobby. Una volta che avete fatto partire l'attività, raga, switchate a destra e sbadabam! Abbiamo il busto mezzo invisibile, ragazzi, e se andiamo su C3 effettivamente avremo i loghi, ma non abbiamo finito qua, non vi preoccupate perché quella maglia del cazzo sparirà. E invece a 1, a 2 e a 3 abbiamo i tre jokers diversi, ragazzi. Quindi a questo punto vi scegliete l'outfit con cui volete iniziare. Io vi consiglio di usare C3, ragazzi, perché sarà proprio quello che ci permetterà di mettere i loghi su tutti gli outfit. Non state a guardare che io avevo l'outfit con le tettine all'aria, raga, perché non c'entra nulla, è una cosa in più che avevo io. Quindi a questo punto, una volta che siamo nell'attività, vi ricordo di non usare le auto dell'attività, se no parte il countdown, andiamo a un negozio di armi, quindi da ammunition, e cerchiamo di salvarci l'outfit. Come al solito lo salviamo sempre negli ultimi slot, così non ci crea problemi con i merge di sopra. Una volta che abbiamo salvato l'outfit, ragazzi, possiamo tranquillamente quittare l'attività. Aprendo il telefono e facendo AXA se giochiamo da Xbox o X quadrato X se giochiamo da PS. A questo punto, una volta che siamo spawnati in free mode,
ci dirigiamo, ragazzi, dal negozio di vestiti o anche da ammunition e andiamo a decidere l'outfit con cui vogliamo giocare. Io, per esempio, prenderò questo, vorrò metterci i loghi su questo outfit, ragazzi. Quindi cosa facciamo? Subito dopo che siamo usciti dall'attività, ci indossiamo l'outfit su cui vogliamo i loghi, entriamo dentro un qualsiasi veicolo, diventiamo, ragazzi, membri della Sicuro Server o dell'MC, andiamo su gestione, stile, destra, sinistra, scendiamo e sbadabam, ragazzi, avremo messo i loghi sull'outfit. Guardate che bomba, i loghi Enema sono veramente, veramente carini. Quindi, se non vi piace questo tipo di outfit, potete cambiarlo, ragazzi. Andate di nuovo dal negozio, vi selezionate un altro outfit dove volete i loghi, raga, e fate la stessa identica cosa. Per esempio, mi sono ora indossato questo, che è un completo standard, ragazzi. Faccio lo stesso glitch, quindi entro in macchina, vado sulla sicuro server, gestione, stile, metto e lo tolgo, scendo poi dal veicolo e vedrete che avete i loghi. Guardate che figata, veramente una bomba. Ma se non vi piace neanche questo, ragazzi, ve ne faccio vedere un altro. Ora mi sono messo questo qua integrale, chi è che non conosce l'outfit Galassia, e andiamo a glitchare pure questo, raga. Quindi stile, lo togliamo, lo mettiamo e lo togliamo e avremo i loghi, ragazzi, ed è una cosa assurda. Adesso cosa vi faccio vedere? Che entrando, ragazzi, nell'attività con un completo Gorka potremo fare ancora outfit. Guardate qua. Quindi, una volta che sono all'interno, switcherò verso destra e poi verso sinistra, raga, guardate che bomba. E cercherò di trovare la combinazione che a me piace di più. Per esempio, ora vi spiego un'altra cosa. Raga, siccome questo outfit è strabuggato e non ha la cintura, io non ho potuto portarvelo perché su questo account non avevo il cinturone sbloccato. Comunque vedete che a seconda di come entrate all'interno dell'attività create cose nuove, è veramente una figata. Comunque stavo dicendo che se voi a questi outfit buggati ci mettete la maschera, ragazzi, dello scienziato pazzo, come tutti gli altri outfit che vi ho portato, al cannocchiale, e poi fate il glitch per passare il cinturone, riuscirete a metterci anche il cinturone sopra, raga, ed è veramente una figata. Peccato non ho potuto farlo perché non avevo il cinturone sbloccato, e di sbloccarlo, raga, non avevo voglia. Ma ormai sono 2 anni che facciamo outfit, penso che avete un pochettino anche voi capito le meccaniche. Quindi, ragazzi, a questo punto vi faccio vedere io cosa ho fatto con questo merge a questo account. Mi sono creato questo, ragazzi, che è veramente carino, guardate che bomba. Ho creato questo qua, che l'avete visti anche voi. Questo qua con i loghi, che è veramente simpatico, raga. Il Jokers nero, abbiamo tirato fuori là. Il Jokers rosso, abbiamo tirato fuori. Il Jokers rosa. Ragazzi, potete fare veramente un botto di outfit. Ho tirato fuori anche questo qua con i pantaloni da scia mortale e pure quello con la tuta da scienziato pazzo. Quindi a questo punto, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale se vi è piaciuto il video, iscrivetevi da tutte le parti e alla prossima. Sbadabam.